Ciao a tutti, sono a Barcellona, Pozzo di Gotto, il mio paese di residenza. Oggi ho voluto girare un po' di banche perché in questi giorni, parlando con imprenditori, con amici, mi hanno detto che il finanziamento di 25.000 euro, alcuni lo hanno preso immediatamente, altri invece hanno dei problemi. Allora ho voluto capire in prima persona quali potessero essere questi problemi. Girando e parlando con alcuni direttori, in realtà mi hanno detto che grossi problemi non ce ne sono, né sul prestito da 25.000 euro garantito al 100%, ma neanche su quello più grande, quello fino a 800.000 euro. All'inizio hanno avuto dei problemi di invio dei flussi, oggi questa procedura sembra essere molto veloce. Vi dico un'altra cosa, alcuni mi dicono, la banca mi dice che non ha la risposta al prestito perché il fondo non gli ha dato l'ok. In realtà addirittura alcune banche mi hanno detto: sappiamo che la garanzia è al 100%, la danno immediatamente, quindi non c'è neanche bisogno di aspettare, noi spesso e volentieri anticipiamo e poi richiediamo la garanzia. Però tutte queste cose vi chiedo cortesemente di scriverle e inviare delle email alla banca, inviare delle PEC, in modo tale da avere una risposta certa e concreta che io posso portare in banca e confrontarmi con gli istituti per cercare di risolvere i vostri problemi. Qualche problemino giustamente loro lo sollevano perché è stato modificato il decreto liquidità, non so se lo sapete, ora non si potrà più, non sarà 25.000 euro il limite ma sarà 30.000 euro, la garanzia non sarà più al 100% per 6 anni ma per 10 anni, questo significa che il vostro finanziamento può essere diviso in 10 anni e quindi ad avere una rata molto più bassa e sostenibile per voi. In più c'è sempre questo progetto di banca pubblica, perché alcuni di voi hanno avuto dei problemi in passato, è lo Stato che si deve prendere questa responsabilità e rischiare lui, perché è una situazione estremamente grave e improvvisa. Con la banca pubblica, con Mediocredito Centrale, si potrebbe prendere anche questo rischio lo Stato direttamente con dei costi molto bassi. Per ora lo facciamo col sistema bancario, fatemi sapere quali sono le reali problematiche che riscontrate, ripeto, io le vedrò una per una e mi confronterò con il Ministero dello Sviluppo Economico per cercare di risolverle. Sono qui a vostra disposizione, buona giornata a tutti e vi aggiornerò sulle altre banche.